In Abruzzo a oggi il livello di rischio contagio del nuovo coronavirus resta minimo, tuttavia la regione ha già attivato i protocolli per far fronte a eventuali situazioni di criticità che dovessero emergere sulla base di quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Salute. Nella sede del Dipartimento Regionale Sanità c'è stata già una prima riunione a cui hanno partecipato i direttori delle malattie infettive e del rischio clinico delle ASL abruzzesi. È importante però che non si diffonda la psicosi e che normali patologie respiratorie, anche di stagione, vengano scambiate dai cittadini come contagio da coronavirus. Per questo è fondamentale rivolgersi sempre al proprio medico di famiglia che saprà valutare il quadro clinico del paziente. Evitare quindi di recarsi direttamente ai pronti soccorso ospedalieri, andando ad affollare i presidi che in questo periodo dell'anno sono già particolarmente in sofferenza. Ha parlato di emergenza nazionale il presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio, riferendosi alla situazione di grave criticità che si sta vivendo in Abruzzo a seguito del divieto di transito ai mezzi pesanti imposto dall'autorità giudiziaria nel tratto autostradale della 14 tra i caselli di Pescara Nord e Pineto a causa dei rischi per la sicurezza collegati alle condizioni del viadotto sul Cerrano. Una situazione che costringe i mezzi pesanti a riversarsi sulla statale 16, determinando la paralisi della circolazione veicolare lungo questa importante arteria e gravissimi disagi ai residenti dei comuni attraversati dalla statale 16. A tal proposito, in regione il presidente Marsiglio ha presieduto un vertice con i due prefetti di Pescara e Teramo, i due presidenti di provincia, i sindaci dei comuni interessati dalla problematica, i parlamentari abruzzesi, i rappresentanti di ANAS, RFI ed Autostrade per l'Italia ed alcuni consiglieri regionali, oltre al sottosegretario con delega ai trasporti Umberto D'Annuntis. Presentata nella sede di Pescara della Regione Abruzzo la relazione preliminare al nuovo piano di difesa della costa. L'obiettivo è di ridurre il rischio di erosione della fascia costiera abruzzese, fenomeno che negli ultimi anni sta mettendo in ginocchio diversi comuni e operatori economici. Si tratta di un atto prodromico proposto dal Dipartimento Regionale Infrastrutture e Trasporti in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila, mirato a pianificare gli interventi definendone il quadro programmatorio ed attuativo, sia per l'attivazione e la disposizione delle risorse economiche, sia per la successiva autorizzazione e realizzazione degli interventi. Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Umberto D'Annuntis e i sindaci dei comuni della costa abruzzese. L'approvazione del piano, secondo i tecnici, dovrebbe avvenire a inizio della prossima estate. 20 nuovi bus Iveco Crossway Line, 12 metri, con motori alimentati Euro 6, già immessi in servizio da Tua SPA, sono stati presentati a Pescara nella sede della Società Pubblica di Trasporto Abruzzese alla presenza del Presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio e del Sottosegretario con delega ai trasporti Umberto D'Annuntis. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, Marsiglio ha anche raccolto l'appello del presidente di Tua, Gianfranco Giuliante, di lavorare nella direzione di scongiurare il rischio che la società di trasporto pubblico abruzzese, sulla base di una legge regionale approvata nel 2016, possa essere costretta ad abbattere 1,5 milioni di chilometri di percorrenza lungo tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone colpite dal terremoto. Progetto di rilancio del comprensorio sciistico Passo Lanciano Mamma Rosa attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi turistici. L'obiettivo è destagionalizzare il comprensorio, posizionato a quota 1300 metri sul livello del mare, per essere fruito dai turisti anche nel periodo estivo, favorendo così lo sviluppo dell'economia locale. Il progetto è stato illustrato in località Passo Lanciano, dove nella sala conferenze dell'hotel Tibionda Suisse il presidente Marco Marsiglio, l'assessore al turismo Mauro Febbo, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il presidente del parco della Maiella Lucio Zazzara hanno incontrato gli operatori economici e i sindaci dei comuni del territorio. Il progetto prevede, nello specifico, la realizzazione di un collegamento attraverso una seggiovia tra i due bacini sciistici, in particolare da Passo Lanciano a Mamma Rosa, per ampliare l'offerta sciistica. Il presidente Marco Marsiglio ha visitato poi gli impianti di risalita del comprensorio insieme con l'assessore Mauro Febbo.